Buongiorno, benvenuti da TEF Channel. Altro che cambiare verso, Renzi si piega alla CGIL. Questo è il titolo di apertura dell'articolo di Maurizio Belpietro, il direttore di Libero. Il Premier obbedisce ai diktat di Camusso e Landini espiana Alfano. Hanno acquato il piano sul lavoro, i disoccupati continueranno ad aumentare e per le imprese c'è un'altra beffa, lo sconto IRAP è dimezzato. Disperata intervista a Vanity. Trovate un uomo al ministro Boschi. Beh, non credo che, dato che è così bella, abbia così tanta difficoltà. Non lo so, beh, magari la realtà è un'altra. Vabbè, dai, andiamo avanti. Ci prendono in giro la finta riforma della giustizia targata PD e Grillo. Poi, ora Berlusconi condanna i suoi candidati ai servizi sociali, ma il comune mezzo gaudio. Tolto il segreto di Stato e non cambierà proprio nulla. Quante false illusioni. Andiamo a prendere un altro giornale, vediamo cosa abbiamo a disposizione. Subito Repubblica, trovo qui. Repubblica, allarghiamo un pochino. Scontro sul lavoro, Renzi basta attacchi da Soloni milionari. Fiducia sul decreto occupazione, nuovo centrodestra, sarà battaglia. Senato, il leader PD alla minoranza, cercate visibilità, il governo apre gli archivi sui misteri delle stragi. La protesta. Andiamo. I re dormienti d'Europa. Poi resteremo sempre cittadini di Macondo. Il malismo magico non fugge la realtà. Mi pare troppo fuori la realtà oggi, Repubblica, comunque, altre cose. Dai, vediamo. La città degli F-35 li farà la Merkel, il reportage li faccia chi vuole. Butta oggi il pane quotidiano, 13.000 quintali sprecati al giorno. Una Caporetto ai test di medicina, quasi la metà non è idonea. Forse è quello che vogliono, no? Perché lo spot fa vendere di più, se in TV sorride l'attore straniero. Pannella invece operato d'urgenza all'aorta per un aneurisma, è stato operato, l'intervento sembra riuscito, ovviamente adesso c'è il momento in cui è in rianimazione. Dalla Repubblica ci spostiamo, cerchiamo Avvenire, eccolo qua. Lavoro e riforme, Renzi alza la voce, il Premier toglie il segreto sulle stragi, la sfida dei sindaci. 2 mesi per i tagli, però vedete insomma come viene visto, no? Da un giornale all'altro una notizia. Poi la canonizzazione, ne abbiamo parlato, ne torneremo a parlare, Wojtyła e Roncalli, i due papi che volevano essere santi. I super batteri che battono gli antibiotici, ci sta. Ucraina, gli Stati Uniti d'America, la Russia, via le truppe. E poi qui a sinistra, Finanza Sprint, un iperpotere. Sbarchi a ripetizione, accoglienza difficile, le sterili polemiche. Andiamo a vedere la pagina interna che ci viene mandata sempre. Idee, pensionati o tartassati? Tassi, cioè pensionati tartassati, punto di domanda, non solo loro, fisco pesante anche per i dipendenti. Evviva, ci si è accorti. E per le aziende naturalmente. Nazione, naz no, scusate, forse ho sbagliato. È il Messaggero Nazionale. Ecco qua. Ministeri, ecco i nuovi tagli. La scure di Renzi riduce il budget di altri 200 milioni, ma non è così, queste sono veramente noccioline rispetto a quelli che sono i costi complessivi della macchina. Comunque 60 giorni per indicare i risparmi, decreto lavoro, scontro nella maggioranza, oggi si vota la fiducia, ma nuovo 103, destra sarà battaglia. Euro sprechi ai portaborse d'oro, stipendi più alti degli onorevoli, anche questo capita. Stragi, il governo toglie il segreto di Stato. E questo sono quello questo è quello che rimane dell'aereo di Ustica, ricorderete, no? Garcia, vertice per scongiurare la chiamata del Barcellona, un Barcellona in grossa difficoltà. Rendere Roma sicura e fermare il declino. Paolo Gralti, poi embrioni scambiati, l'inchiesta si allarga agli ultimi 6 mesi. I NAS del Albertini di Roma, al setaccio, altri casi di genitori sottoposti alla fecondazione. In test di medicina scoppia il caso Bari, Ucraina si rompe la tregua, Kiev attaccare i separatisti.
lì è una polveriera e vedrete che cosa accade. Andiamo sulla Nazione, l'apertura è governo rissa sul lavoro, Alfano furioso per le modifiche al decreto precari, Renzi risponde con la fiducia e il premier polemica da campagna elettorale, io penso alla gente, la lite, lo scontro, lei è morta così, Pisa si stringe il giallo, si tinge di giallo l'incidente di sabato. Eccolo qua, voglio tre figli, la ministra Boschi in un'intervista, la sera sono sola, mi manca un compagno, non c'è bisogno di dirlo pubblicamente, insomma. Stagioni delle stragi, cade il segreto sugli atti, all'Italia e Etihad fumata nera, la trattativa non decolla. Il miracolo di Wojtyła per guarire Benedetto XVI, il miracolo di Wojtyła per guarire Benedetto XVI, mistero in Vaticano. Il plico manomesso a Bari, medicina male, i test, sospetti di brogli, poi il corsivo, bandierine e ideologia De Robertis. Dopo la Nazione cambiamo ancora giornale, abbiamo il Fatto Quotidiano, sopra la testata la coerenza di Alfano su Job Act, non sono d'accordo, quindi lo voto. Se passa l'idea di votare qualcosa con cui non sei d'accordo, NCD vince le elezioni. Vedi Omar quanto è bello Marco Travaglio, poi all'Italia, con proprio il marchio dell'Italia, in ginocchio dagli arabi, il prezzo 3.000 licenziamenti, pensate un po'. L'amministratore delegato del Torchio presenta al CDA le richieste capestro di Etihad, in cambio del salvataggio della società, che altrimenti fallirebbe un'altra volta. Il gruppo di Abu Dhabi, oltre ai tagli drastici al personale, pretende pure garanzie sulle perdite e sui contenziosi, ma anche l'ingresso nella società che gestisce l'aeroporto di Fiumicino e l'addio allo scalo di Malpensa. Quei patrioti che ogni giorno hanno bruciato 700.000 euro, è rimorta la compagnia. Lo dico e lo nego, Job Act, nuovo centrodestra NCD, minaccia Sfracelli, poi vota tutto. Altro che partita del cuore, Renzi gioca, rissa sugli spalti, confermata per ora la diretta Rai per il Premier in campo a 6 giorni dalle elezioni. Nonostante le regole della par condicio, convocazione, furor di popolo del leader PD, Leone direttore della prima rete, vediamo la formazione. Antonioni, fuori la politica dal nostro evento, solo un caso che si tenga nella settimana elettorale. Gino Strada, basta, non tirate in ballo Emergency. Da Mussolini a Mastella, tutti i politici con il mutandone, quelli col fiatone. Così Alfano usa il Viminale per fare gli spot al suo partitino. D'Alfonso, i giudici, la lista dei Templari, candidato governatore PD. Negli elenchi di una loggia il nome dell'ex sindaco di Pescara, scelto per le regionali d'Abruzzo, e il mistero del magistrato che ha assolto in un'inchiesta per corruzione. Ma non c'entra niente, i Templari, che cosa sono? Che cosa vuol dire Templari al giorno d'oggi? Scalfari e Matteo, colpo d'Eugenio, trombati e felici. Perché Francesco ha scelto proprio Giovanni e Wojtyła. Avanti ancora. I tir intoccabili, arriva la lobby, i miliardi restano. I camionisti riescono ad evitare il taglio dei sussidi grazie alla forza di rappresentanti di categoria come Uge e Pelenzona, ma le imprese più piccole protestano. Avanti e cerchiamo. Il Sole 24 Ore, vorrei trovare la prima, e l'ho trovata, centro la pagina, fiducia sul decreto lavoro, scontro rinviato al Senato, intesa Unicredit, accordo per la gestione, con la fattura elettronica più certezza sui crediti della pubblica amministrazione, balzo degli ordini per i robot, domanda interna spinge il settore delle macchine utensili, più 79%. Avanti, startup innovative, sconti fiscali per chi investe, una spinta per innovare sollecitata dall'Unione Europea. Ancora il Sole, eccolo qua, fiducia sul lavoro, lo scontro si sposta al Senato, oggi il voto alla Camera, da nuovo centrodestra ESC, solo una tregua, Renzi polemiche da elezioni subito, ok, per la CIG servono qualcosa come 1,5 miliardi di euro, non so dove li troveremo. Bene, cominciamo a guardare i locali. Corriere dell'Umbria,
muore precipitando col deltaplano. La vittima era un tenente colonnello dell'esercito in servizio a Perugia, si trovava in Puglia in vacanza. I 30 anni del Corriere a Spoleto, sul decreto lavoro il governo costretto al voto di fiducia, perde la vita in campagna mentre brucia sterpaglie, la lega al collo per non farsi lasciare. È successo a Terni. Le stragi d'Italia non sono più coperte dal segreto di Stato. Se spendi più di 3.600 euro può scattare il controllo dell'Agenzia delle Entrate. Va bene, dai, dopo lasciamo stare, dai. Questa è veramente una vergogna. Tagli agli aerei F-35, Foligno si invoca chiarezza. Caporalato e sfruttamento nelle raccolte nei campi. Trasferta a Montevarchi per rubare in una scuola. Beccati, pizzicati dalla polizia di Assisi. Coordinati gli agenti da Francesca Domenica Di Luca, il commissario. Umbria, luce, acqua, gas e banche angosciano i consumatori. Tutto vero. Andiamo avanti ancora con i giornali locali, cerchiamo La Nazione, eccola qua. Scontro tra il candidato di Forza Italia e l'ex sfidante di Boccali. È Romisi, è sopra nel riquadro, Pino Sbrenna. Romisi deluso dal tuo voltafaccia, Sbrenna non avete un progetto, non potete vincere. Bidello violenta in auto l'ex fidanzata, Enzo Berretta che scrive, lei lo aveva lasciato lo stupratore ai domiciliari, tra le accuse il sequestro di persona. Sprofonda la strada in via Fonti Coperte. Ponte Felcino Lidea, scuola tessile all'interno dell'anificio. Ufficiale precipita con il deltaplano. Muore al Gargano Mario Luppa, 57 anni. Era nell'esercito a Perugia. Fogliettone, studenti in corteo, no al numero chiuso. Furti in casa, ora dorme in macchina. La storia, l'incubo. Trafugano i computer nella scuola, raid in trasferta e riesame conferma gli arresti, spari contro i negozi. Avanti ancora, cerchiamo, ho trovato un attimo, devo cercare il giornale dell'Umbria, purtroppo non ce l'ho, vedo che non ci è arrivato, forse, ah sì, purtroppo. Non ho più altri giornali a disposizione, evidentemente abbiamo avuto dei problemi. Passiamo rapidamente ai telematici. Umbria Journal, vediamo le aperture. Ecco qua, Perugino si schianta con il deltaplano sulla parete rocciosa nel Gargano. Poi avanti ancora. Otricoli, donna morta mentre dava fuoco alle sterpaglie. Perugia volle i playoff, è scoppiata la Block Devils mania, poi Perugia ospedale disturbi cognitivi dell'anziano, geriatria partecipa ad un grande incontro, Terni pestata dal compagno notte da un incubo, Amelia controlli carabinieri, 3 denunce per spaccio. Vediamo ancora, ah qui c'è l'intervento di padre Enzo Fortunato, perché ad Assisi si stanno preparando per una grande veglia di preghiera, una grande veglia di preghiera che si terrà sabato. Andiamo, questo è interessante, anche ad Assisi arriva, cioè ad Assisi in realtà, poi arriva in Umbria un evento unico e imperdibile, il film su Papa Francesco. Umbria 24, anche qui Otricoli, incendio, sterpaglie, muore 63enne, spari ai negozi, Procopio ammette sono stato io, scusatemi, il riassame lo lascia in carcere, Perugia una donna mi sequestrano e violenta, mi ha sequestrato e violentato, 49enne ai domiciliari, ma lui nega, incidente, in deltaplano muore ufficiale dell'esercito residente a Perugia. Perugia Today, Nicola Bossi, Gargano Perugino si schianta contro una parete con il deltaplano, test di medicina e odontoiatria Perugia sopra la media, ecco la graduatoria, ci sono proprio i nomi, negozi aperti il 25 aprile e il 1 maggio, punto di domanda a Perugia tra scioperi, business e crisi. Questo è in buona sostanza la pagina, le pagine regionali, possiamo dare un'occhiata per esempio ai locali, a Bastia è cominciata anche la campagna elettorale del sindaco uscente, c'è già un nuovo articolo, Bastia Cross Country, venerdì in programma la 15ª edizione, però ci smettiamo qui, eccolo qua, Stefano Ansideri, che sarà nostro ospite ad una trasmissione di Agorà, è un incontro di ieri sera
a Bastiola, per la verità, Ansideri, che come vedete qui nel sondaggio di Bastia Oggi è in testa rispetto agli altri candidati, a Simona Rosati per il centro-sinistra e Marcello Rosignoli per il Movimento 5 Stelle. È tutto per questa rassegna stampa del mattino. Io vi auguro a tutti quanti una buona giornata.